Wow, grandi amici del tubo! Ben ritrovati qui su canale Switch Music, ragazzi. Ho notato adesso che le nostre magliette fanno una riga perfettamente dritta, se mi metto così, è fantastico. Non era organizzato, però, a parte le strozzate, nuovo episodio del Bold Online. Dodicesimo episodio, per l'esattezza. Allora, ragazzi, detto vi chiediamo subito di lasciare tante domande nei commenti, perché è l'ultima settimana. Quindi, sbizzarritevi, ragazzi, perché noi le più creative sono e più volentieri rispondiamo. Sì. Prima di passare alle domande, però, facciamo un piccolo recap sia delle finali NBA che da quelle italiane. NBA che al momento della nostra registrazione, quando dovrebbe uscire il video, avranno già giocato sia gara 3 che gara 4, credo. Sì. Sono 2-0 Golden State, quindi ovviamente adesso noi diremo che Cleveland è spacciata, sono morti, 4-1. Così, e quando uscirà il video saranno due pari e avranno vinto dei 30 magari, no? Sì, quelle classiche avanti. Comunque, però la devo dire, io... Dominio assoluto. Sì, io, veramente, anche bruttine queste file. Sono adesso tornati i vecchi Warriors. Quelli della stagione regolare? Sì, quelli imbattibili. Sì. Perché gara 2 non c'è stata storia, gara 1 due quarti, tre hanno resistito i... Cleveland. Però. L'avevamo preannunciato comunque che dopo una serie così con Oklahoma sarebbero partiti in a palla. E comunque Cleveland gara 3 è già una win or go praticamente, non sulla carta, però in America questa partita viene chiamata pivotal game. Esattamente, yes. Perché non sono fuori se perdono, però se sono 3-0 nelle final, insomma. Sì, nessuno mai recuperato, quindi no. Ciao. Quindi, insomma, per i Cavs è una partita importantissima. Vediamo il Re cosa farà, ma secondo me potrebbe essere che sì, secondo me possono vincere. Due o tre cosine nelle faccia. Ti dirò che però una delle due, secondo me... Magari gara 3 vincono, vince Cleveland e gara 4 vince. Sì, secondo me è così. E magari gara 5 vince Cleveland in trasferta e la chiudono a Cleveland in gara 6. Di nuovo. Così. Di nuovo, come l'anno prima. Rocambolesca, non so, vabbè. Diciamo che quello che mi ha sorpreso di più di queste due partite, se posso dare una mia opinione, è il fatto che Curry e Thompson comunque hanno fatto due partite normali, anzi la prima anche male hanno giocato, sì. Boh, la seconda non è che non ho fatto proprio... No, una partita normale, sì, insomma. Anche perché non gli era richiesto di fare fenomeni. Esatto. Sono stati altri. E comunque con le serie li ha spazzati via. E questo secondo me vuol dire tanto. Perché dico, sei la tua panchina fa così il culo agli altri, è veramente una cosa incredibile. La bench sta facendo la differenza. Diciamo che se Cleveland continua a giocare come le prime due partite 4-0, penso che non ne vince neanche una, sì. Penso, adesso non vorrei dire troppo. Posso però arrivare con le scope. Esattamente. Che sarebbe abbastanza triste, perché io avevo pronosticato un bel 4-3, bello combattuto, e invece... Io avevo pronosticato un 4-1 per quei altri. Quindi niente. Diciamo che finora non c'è molto da dire, appunto perché non c'è stata molta partita delle NBA. Sarebbe figo però che LeBron vince gara 3. Che mettono via le scope. Quindi possiamo subito passare alla Serie A italiana con le finali un po' più combattute, magari sì, un po' meno belle perché il livello è un po' più basso. Anche qui siamo arrivati a gara 3, no? No, esattamente, siamo a gara 3, 2-1 per Milano. Esatto. Sì. Con una vittoria secondo me schiacciante di Milano e un'altra invece che se la sono, giocata. Sì. E la terza invece li hanno abbastanza rullati, non proprio di brutto, ma comunque Palabigi nella legge del Palabigi è una sicurezza. È una sicurezza, però ripeto, per vincere secondo me devono vincere in casa e vincere una. Assolutamente. Sì, assolutamente. Intanto non perdere in casa gara 4, che noi non abbiamo ancora vista. Esatto. E poi vincere una in trasferta, perché sennò dopo gara 7 a Milano su cazzo. Esattamente. Però a mio modo di vedere, anche se preferirei che vincesse Reggio Emilia, io simpatizzo, mi sa che Milano rimane favorita, sì, perché è una squadra un po' più completa, diciamo. Spero di no. Che sono completa in ogni ruolo. Esatto. Mi piacerebbe che vincesse Reggio Emilia per una. Ma magari Menetti col suo cuore, un ringraziamento. Sempre il solito città, cuore. O dei guerrieri. La grinta. La portano a casa, Vado a sapere. Bene, ragazzi, adesso possiamo passare alle domande del Bodola. Io chiuderei la parentesi con tifosi favolosi. Tifosi favolosi. Sì. Striscione. Possiamo chiudere qua e passiamo alle MVP. Striscione MVP. Prima domanda della settimana, c'è Davide Turco che ci chiede: qual è, secondo voi, il movimento caratteristico, cioè il signature move, esatto, esattamente, più bello della storia dell'NBA, in grado del basket, insomma, così. Fadeaway di Kobe, quello col
Beh, sì, secondo me. Però quello è copiato da Jordan. Ma quello di Kobe. Quello di Kobe. Ok, vabbè. Io sono andato con Kobe, cosa ci devo fare? E poi io impazzivo anche per lo sweet spot di Paul Pierce. Fantastico. Ah, dal gomito. Sì, dal gomito. A uno all'ora. Sì, sì. Però immarcabile. No, io te ne dico tre. Addirittura. Te ne dico tre. Uno è il Dream Shake di Olajuwon. Assolutamente. Quello assolutamente. Bellissimo, sì. Secondo, il Pump Fake di Carmelo Anthony, che sì, mi piace molto. Sì, non è proprio un signor turbo, no, però ci sta. Comunque ci sta, sì, è sì. Ovviamente il tiro della cicogna del telefono. Quello che volevo aggiungere. Ragazzi, quella poesia in movimento, bellissimo. Quella gamba alta così. Bellissimo. Io che sono big man, mi piacciono quelli così. E se vogliamo aggiungere uno un po' più trash, quello di Jamal Crawford, come si chiama? Il Shake and Bake. Shake and Bake di Jamal Crawford, che anche quello è figo, un po' più 50 così. All'ora ha fatto. Magari scrivetelo voi, secondo voi, il più bello. Ecco, il ciccello di Karim sarebbe da considerare. Sì, sì, sì. Io... Così se dovessi dire il più bello direi il Dream Shake di Olajuwon. A questa domanda comunque colleghiamo la prossima di Mattia Casotto, che riguarda Jamal Crawford, che l'abbiamo nominato appunto, e ci chiede se avesse cambiato Jamal meno franchigie nella propria carriera e aggiungo io avesse messo un po' più la testa a posto, diciamo, a giocare più di squadra, sì, sarebbe diventato uno dei big dell'NBA? No. No? Secondo me no. No? No, appunto per quello che hai detto tu, perché secondo me c'è un giocatore che può far punti, però... Grandissimo realizzatore, però finisce lì. Non so, mai decisivi, non so come dire. Cioè, l'unico che ha fatto 50 o più punti in una partita con tre squadre diverse. Punto debole principale, che è troppo discontinuo. Vero. Cioè, lui non ha mai fatto una... Cioè... Solo negli ultimi anni adesso si sta... È discontinuo ed è un giocatore che gioca per sé, non fa giocare bene gli altri. Detto ciò, la prossima Stefano, ma Dio Cristo. Stefano Petteani che ci chiede cosa ne pensate di Achille Pollonara? Steph Petteani. Pollonair. Ah, è uno dei miei... Deve tagliare i capelli. Sì, questo ciuffo così, sì, ma... con leccata di mucca un po' ignorante. A me piace molto, devo dire. Però mi dicevi tu l'altro giorno, ma puoi dirlo anche a loro adesso, quindi è inutile che lo dico io, faccio bella figura. No, secondo me rispetto all'anno scorso un po' andato incalando. Cioè, se negli ultimi anni era venuto molto fuori il suo nome e io provo a farlo giocare molto di più in nazionale, a dire cazzo, questo anno mi ha un po' deluso. Cioè, mi aspettavo che continuasse a salire, invece secondo me non è che è peggiorato, semplicemente si è fermato. Invece di continuare a salire. Sai cosa secondo me? Mi aspettavo che facesse più cose, invece sempre questa bomba centrale, rimbalzi in corsa, schiacciate cose, ma... Forse anche gli danno un po' meno la palla, secondo me. Però un po' monodimensionale, cioè, nel senso... Sì, sì, fa quelle cose lì, punto, cioè... Sì, un po' quello che dice. Le fa anche bene, però... Infatti per questo motivo qua, che avevamo già detto in qualche altro video, Pascolo secondo me sarebbe più utile, più funzionale alla nazionale, perché può da fare... Soprattutto per come la vede Messina, sì, se posso aggiungere. E può fare più cose, secondo me. Sì, 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 decisamente. Però, comunque, insomma... Ha un futuro roseo. Ha un futuro roseo. Esattamente. Cioè, quello che mi aspettavo che per dire, non so, nel giro di uno o due anni mettesse un po' palla per terra. Cioè, Pascolo adesso, intanto cazzo in campionato, tu lo vedi, partiva. Conduce il contropiede. Sì, vero. Sì, sì, assolutamente. Prossima domanda, ragazzi. C'è Giampiero Chiaramello. Grande Giampiero Chiaramello. Che ci chiede, Chris Paul vincerà mai qualcosa a livello di titoli NBA? Cognome tipicamente dell'Alto Adige, comunque. Sì, sì, anche secondo me. No, lui ha già risposto, no. No, non l'avete ancora capito, cioè, ma basta, dai. A me, cioè, no. Secondo me sì, invece, deve solo trovare il momento giusto. Il problema è che è un po' sfortunato. Sai ragazzi. Cosa, secondo me? Secondo me, cioè, a me piace lui come... Mi è sempre stato simpatico, ecco, non ho mai avuto nulla contro di lui. No. Però... Ho capito. Però, penso sia uno di quelli... Che magari vincerà un titolo a fine carriera. Non da protagonista, magari. Vabbè, però secondo me potrebbe vincere. Magari si abbassa l'ingaggio, va in una squadra. Può, titolo. Può vincere se Steph Curry si spara, LeBron James si smette di giocare. O va in squadra con uno di questi. Durante spara il nuovo piede. Durante spara il nuovo piede, perché quelli sono i giocatori. Sì, okay. Cavo Leonard, domani non so cosa gli succede. Questi 5 qua vincono il titolo NBA adesso, non è che... Sì, no. Oppure George! Hai Lakers che torniamo a vincere, cazzo, vai! Allora, domanda velocissima questa. Luca Anni,
ci chiede qual è il rilascio più bello dell'NBA. Diamo, diciamolo in coro. Dito. Clay Thompson. Clay Thompson. Clay Thompson. Perfetto, risposta veloce alla domanda. A Clay Thompson dove lo trovate? Pagina 45, sì, versetto numero 3,2 del manuale del basket. Perfetto. Allora, ultima domanda per oggi, ragazzi. Calogero. Calogero, che ci chiede, ragazzi, siete, a parte ragazzi siete mitici, grazie, bacino. Secondo voi, se Cleveland dovesse perdere quest'anno contro i Warriors, cosa cambierebbe nell'approccio di LeBron alla nuova stagione? E io metto tra parentesi, sempre se rimane Cleveland, chiusa parentesi. Se può rimanere, rimane. Perché sì, anche se non è fisso, non vedo 100%. Anche se non va. Giusto, va via sicuro. Perché cioè, se quando non muore vuole vincere il titolo a Cleveland. Magari manda a fanculo Kevin Love, non so. Ma anche Kyrie Irving, penso. Ma no, dai. Te la butto lì. Secondo me manda via entrambi. Io dico che se magari si decide a farsi allenare da un allenatore decente e non quel Mona di Tyronn Lue. Adesso non so se qualcuno è tifoso di Tyronn Lue qua, ma insomma dai, già non era un giocatore eccezionale, anche allenatore non mi fa schifo. Quindi non so, se si decide a farsi sì, peccato che non l'ha fatta lui ma l'ha subita, quindi vabbè, si spiega già tutto. E niente ragazzi, secondo me deve decidere di farsi allenare, come avevamo già parlato in vecchi episodi. Quello è l'unica cosa che può cambiare, perché insomma atteggiamento così, sì, no, lui è un portinaio, magari manda via Love, tira dentro Love. Sì, manda via Love, tira dentro Carmelo Anthony, e Bosch le fanno il dream team come pensato. Può allenarli anche a lui, allenatore e giocatore. Fuori ad allenare chi va, se siamo a posto. Bene ragazzi, allora anche per questa settimana è tutto. La promozione. Quel ciuccia di Blake Griffin. Gioca ancora Clippers o se ne andrà? Rispondete nei commenti ragazzi, ma è free agent? No. No. Secondo me no. Però dici che potrebbe andare. No, però visto tutto il casino che aveva combinato quest'anno. C'erano voci di corridoio. C'erano voci di corridoio. Sì, sì, come l'avevamo scambiato. Non le escluderei. Magari è Cavs con LeBron. Diciamo dove guarda Marcus Cousins. Magari è Cavs con LeBron, Blake Griffin. Se LeBron lo vuole. LeBron può tutto. Esatto. Vabbè ragazzi, comunque diteci nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, i mi piace. Mi raccomando. Mi raccomando, sì. E le mi domande. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. I miei social sono in descrizione. La pagina Facebook per le magliette, non queste qui che sono belle, ma quelle NBA anche in descrizione. E ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Voilà. Ancora qui. Ci sono là. Bello.